Luca Di Matteo torna ad essere un giocatore del Teramo e dopo quello di Carlo Ilari in casa Diavolo si profila dunque il secondo ritorno. Quello dell'esterno mancino però ha avuto una gestazione più lenta rispetto alla mezzala, ma soprattutto un arco temporale più lungo prima del ricongiungimento. Perché Di Matteo, ora svincolato, sosterrà oggi le visite mediche a Teramo, che saranno approfondite proprio perché la società biancorossa vuole capire le condizioni del 31enne, che è reduce da una stagione a Lecce dove però non ha trovato spazio in un campionato, la Serie B, che col Diavolo conquistò al culmine dell'annata 2014-2015, prima della revoca e prima dell'addio ai colori del Diavolo, per trasferirsi ancora in Abruzzo, ma alla Virtus Lanciano, che quel campionato di B lo disputò. La stagione successiva Vincenzo Vivarini, che ne aveva apprezzato le doti e la capacità di sacrificarsi sia in attacco che in difesa, lo chiamò a Latina, sempre in cadetteria, prima del passaggio a Lecce, con cui ha vinto un torneo di Lega Pro e quello appena concluso in Serie B, ma senza mai scendere in campo. Ed è per questo che alla scadenza naturale del contratto coi salentini il Teramo ha voluto riprendere l'esterno mancino, che nell'economia dello schieramento di Tedino dovrebbe giocare come terzino puro e non da quinto come con Vivarini. Un arretramento naturale per Di Matteo, che tuttavia sembra escludere però una conferma di Alessandro Celli in quel ruolo. L'arrivo di uno potrebbe chiudere la strada all'altro. In mezzo invece grandi manovre. Domenico Mungo è un'idea, ma a Bruno Tedino piace Burrai per sostituire Proietti. E col Pordenone, sua ex squadra, presto ci potrebbe essere una chiacchierata per capire i margini di trattativa per l'eventuale partenza del mediano. Nel frattempo, contatti intensificati per Simone Santoro del Palermo, e che da Palermo si svincola e potrebbe raggiungere Tedino proprio in quella posizione di campo, tanto delicata soprattutto nel 4-3-1-2 del tecnico trevigiano.